buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, un buongiorno speciale da me, qui in studio, per augurare a tutti una buona e santa giornata. Pace bene a tutti fratelli e sorelle, Ave Maria, ancora buongiorno a tutti voi. Oggi è 22 marzo 2021, la Chiesa celebra la memoria di Santa Lea di Roma. Questa trasmissione di oggi la offriamo per i vostri cari defunti, per le anime del Purgatorio e per i defunti delle famiglie Martino e Donadi. Saluto tutti voi che siete collegati in diretta tramite YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e tramite le frequenze di Radio Immacolata e Radio 1 e saluto anche i fratelli e sorelle che ci ascoltano dal sito della radio radioimmacolata.it. Saluto con affetto fraterno tutti i fratelli e sorelle che ci seguono dal canale Medjugorje Italia TV. Saluto anche i fratelli e sorelle che ci seguono dagli ospedali, dalle case di riposo, dalle case di cura, dai reparti ospedalieri e saluto anche i fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera. A voi tutti il mio abbraccio fraterno e un pensiero nella preghiera. Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo subito questo nostro incontro mattutino di riflessione e preghiera con il Santo del Giorno. Nei giorni in cui a Roma moriva Santa Lea, si celebravano le esequie di Vezio Agorio Pretestato, noto personaggio pagano, console e designato a prefetto dell'urbe. Non mancò di rilevarlo San Girolamo quando venne a sapere le due luttuose notizie. Da San Girolamo, durante il suo periodo romano, sappiamo tutto quello che si sa di Santa Lea. Era una dama romana sposata ad un ricco patrizio, viveva in un grande palazzo e comandava molti servi. Indossava abiti sontuosi e monili preziosi, non conosceva che abbondanza e lusso. Quando divenne vedova, non seguì però l'esempio di altre matrone romane, le quali, rimaste libere e ricche, si lasciavano andare ad una vita ancora più fatua e distratta. Ella fu conquistata dalla parola di San Girolamo e dall'esempio delle altre donne allieve spirituali del santo, doppiamente nobili, di nascita e di anima. Anche lei apparve così agli occhi del mondo ciò che San Girolamo definiva un fenomeno di pazzia, ma di santa pazzia. Libera si fece prigioniera, ricca si ridusse povera, padrona si umiliò come schiava, gaudente si impose penitenze. Occupando per sé soltanto una celletta, aprì il suo palazzo romano ad altre nobili e spirituali fanciulle che vi vissero come in un monastero. Ella fu considerata la superiora, o meglio la madre, non perché più avanti negli anni o nella nobiltà, ma perché più in alto nella perfezione, cioè più in basso nell'umiltà, nella modestia, nella frugalità. E quando, verso il 383, la notizia della sua morte silenziosa raggiunse San Girolamo, mentre le reliquie di Lea venivano trasportate ad Ostia, egli poté tesserne tutti gli elogi senza riserve, che la Chiesa ha accettato e fatti suoi. Carissimi fratelli e sorelle, continuiamo questo nostro incontro mattutino, come sempre, con il Vangelo e il commento al Vangelo di Papa Francesco. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Ora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù gli disse: «Neanche io ti condanno, va ed ora in poi non peccare mai più». Dalle omelie del Santo Padre Francesco. Fratelli e sorelle, è così che Gesù apre davanti alla donna una strada nuova, creata dalla misericordia, una strada che richiede il suo impegno di non peccare più. Questo, fratelli e sorelle, è un invito che vale per ognuno di noi. Gesù, quando ci perdona, ci apre sempre una strada nuova per andare avanti. Gesù salva questa donna e gli dice: «Non peccare più». Questo, fratelli e sorelle, è un esempio di grande misericordia da parte del Signore, una misericordia che è per lei e per ognuno di noi. Tutti, fratelli e sorelle, siamo chiamati ad essere perdonati e tutti siamo chiamati a non peccare mai più. Siamo di nuovo in studio, fratelli e sorelle. Oggi in questa trasmissione continuiamo questo cammino di riflessione sulla Quaresima e oggi lo riflettiamo con Don Antonio Grappone, che ci spiegherà il significato di una preghiera particolare che in questo periodo di Quaresima usiamo tanto, l'atto di dolore. Ma prima della meditazione odierna ascoltiamo insieme un canto, poi ritorniamo in studio. Vicina e nessuno mi aiuta.
Salve, oggi spieghiamo una preghiera, è una preghiera che forse molti conoscono perché ci confessiamo regolarmente ed è richiesta dal confessore, l'atto di dolore, che è una preghiera, infatti non serve solo per la confessione. Io direi che servirebbe recitarlo tutti i giorni, specialmente la sera quando si fa l'esame di coscienza, perché siamo peccatori e questa è la preghiera con cui riconosciamo che siamo peccatori e chiediamo la misericordia di Dio che puntualmente arriva, che arriva sempre. Allora, siccome è una preghiera un po' controversa, ci vuole qualche spiegazione. Alcuni mi dicono sembra una formula giuridica, non è una formula giuridica, è una preghiera vera. Dice, mio Dio, già come comincia, oh Dio mio Dio, è un'invocazione che sta nei Salmi e indica la mia appartenenza, che io sto nell'amore di Dio. Pensate come prega Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi c'è tutto un bellissimo Salmo, che se ve lo leggete, il Salmo 21, in cui dice come Dio gli risponde. Dio risponde a Cristo risuscitandolo dai morti. Quindi non è una preghiera inutile. Noi cominciamo dicendo, mio Dio, ecco, col cuore contrito per i nostri peccati, ci mettiamo, cioè, alla presenza di Dio, stiamo davanti a Lui. Mi pento, il pentimento, ve lo dico in pochissime parole, è diverso dal senso di colpa. Il senso di colpa è un istinto, diciamo, salvavita, che ci dice quando abbiamo sbagliato. Ed è una cosa importante, quando un giovane, una persona ha un senso di colpa cancellato, il mondo cerca di cancellarlo, diventa senza scrupoli, si dice, una persona senza scrupoli, fa qualunque male, dice, ma che è successo? Niente. Dice, la scrittura nel libro dei Proverbi, si pulisce la bocca e dice, non è successo niente, non è vero, e serve il senso di colpa, ma non è il pentimento. È il primo moto, si accende la lampadina, forse hai sbagliato, allora ti metti davanti a Dio e riconosci, se hai sbagliato, che veramente hai sbagliato, però trovi subito misericordia. Allora il pentimento, mentre il senso di colpa mette una certa agitazione, non bisogna mai fermarsi a lui, passare al pentimento, passi alla pace, cioè stai addolorato per il tuo peccato, ma sai che il Signore ti perdona e soprattutto sei addolorato perché hai ferito colui che ti vuole bene più di tutti. Ecco. Mi pento e mi dolgo, che è un italiano un po' aulico, un po' antiquato, dice mi addoloro. Ecco, questa è un'altra componente importante. Dice, ma i miei peccati, io lo so che sono sbagliati, non mi addoloro mai. Chiedilo. Perché un modo, direi l'unico vero modo di uscire dalla prigione dei peccati, perché ci imprigionano, è avere dolore per essi. E se non ce l'hai perché ti sei abituato, perché non sei insensibile, chiedilo, e il Signore te lo dà. Se c'è un peccato che ti affligge, che ne so, scoppi d'ira, che non controlli, chiedi al Signore che ti dia il dolore per questa cosa e vedrai come ti libera. Mi dolgo, esprime, ogni preghiera esprime un desiderio, se noi già ce l'avessimo queste cose, non pregheremmo. Con tutto il cuore, perché a volte coi peccati ci affezioniamo un po'. Allora noi siamo chiamati a amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze, senza conservarci degli angoletti oscuri dove coltivare la nostra malizia, assolutamente. Allora chiediamo un cuore unito per poter amare Dio, noi che l'abbiamo tradito col peccato, stiamo facendo l'atto di dolore, con tutto il cuore dei miei peccati, quindi riconosco che il male vero sono i miei peccati, ci sono delle brave persone che quando vengono si confessano i peccati della moglie o quelli del marito. No, i miei peccati sono quelli. Tuo marito sarà un disastro, tua moglie sarà insopportabile, ma tu la stai giudicando, ma tu sei violento e quello ti fa male veramente, oltre che agli altri, a te. Quello veramente ti distrugge. I peccati degli altri ci mettono in difficoltà, i nostri ci distruggono. Allora, dei miei peccati. Adesso la frase più scandalosa di tutti, di tutte, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E io sono un prete, sento tante volte l'atto di dolore, so che molte zelanti catechiste e catechisti censurano questa frase, cioè insegnano l'atto di dolore senza questa frase, perché Dio non castiga, Dio è solo amore. Dio, siccome è solo amore, castiga. Castiga è correzione.
Dice la lettera agli ebrei che un padre che ama i figli li corregge. Perché se Dio non ci corregge, so guai. Sapete cos'è il castigo di Dio? Ti mando all'inferno. Non è quello. L'inferno lo scegliamo noi. Non stiamo a pregare l'atto di dolore se vogliamo andare all'inferno. Il castigo di Dio sono le conseguenze dei nostri peccati. Se io ho trattato male una persona, questa persona poi ho rotto il rapporto. E posso provare a riconciliarmi, ma se non è disposta, ormai è rotto questo rapporto. Ti sarà successo, no? E ti dispiace. Allora accettare le conseguenze dei propri peccati e accettare la correzione di Dio. La prossima volta non lo farai se accetti la correzione. Per questo quando uno fa un reato, non è misericordia a tutti i costi tirarlo fuori dal carcere, perché è lì, forse in un tempo di difficoltà proporzionato, quello che vuoi tu, però in cui si matura l'odio per il peccato, perché si vedono le conseguenze. Tu sei libero veramente non quando fai quello che ti pare, ma quando accetti e conosci e accetti le conseguenze di quello che fai e non le scarichi sugli altri. Va bene. Esistono conseguenze negative del peccato. Siamo disposti ad accoglierle, Signore, l'ho fatto il peccato, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Ma non è questo il motivo vero del pentimento, ma molto più perché ho offeso te, degno di essere amato sopra ogni cosa, infinitamente buono e degno. Ecco, si passa, come dicono i padri, prima dal timore, perché ho meritato i tuoi castighi, poi all'amore, ma soprattutto perché ho offeso te. E noi siamo così, non si può saltare la prima tappa per arrivare all'amore, se no rimaniamo sempre nei nostri peccati. Accogliendo anche questo padre che ti corregge, scopri quanto ti ama e quindi quanto è grande il peccato che ti separa da quell'amore. Ho offeso te, non è che Dio si offende, Dio è Dio, non è un uomo, insomma. Abbiamo ferito il piano d'amore che Dio ha per noi, questa è l'offesa a Dio. E poi lo abbiamo ferito materialmente sulla croce, questa è la vera offesa, no? Abbiamo ucciso, dice San Pietro, l'autore della vita, e abbiamo fatto male, davvero. Allora in Cristo veramente anche Dio può essere offeso. In questa preghiera chiediamo il perdono, perché Dio è infinitamente buono. E quindi non c'è peccato che sia più grande dell'amore di Dio. Dice San Giovanni, Dio è più grande del nostro cuore, infinitamente buono, e degno di essere amato sopra ogni cosa. Quando perdiamo di vista questo, che ci sono tante cose amabili che il Signore ci ha dato, cose materiali, persone, il tuo lavoro, forse quello, tante cose, però se le ami più di Dio ti distruggono, ti portano a Dio. Se ti portano a Dio, benedici tutto. Se ti separano da Dio, perché ne fai un idolo, ti distruggono. Ecco, degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo la decisione, col tuo santo aiuto, perché non dipende solo dalle mie forze, di non offenderti mai più. Dice, ma io so che peccherò, ma quello è il tuo desiderio. Prega di avere questo desiderio, di non offendere mai Dio. Quello che conta, no? Il Signore guarda l'intenzione. Poi siamo deboli, chiaro. Siamo pieni di contraddizioni, il giusto pecca 7 volte al giorno e 7 volte si rialza perché si propone di non peccare più e piano piano cresce nel bene e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Questa è la parte nostra, non tanto di non peccare più perché ci vuole il suo aiuto, ma fuggire. Il Signore ci ha dato un'intelligenza per evitare le occasioni di peccato. Noi se ci mettiamo nei guai perché siamo superbi, no, a me questo non succederà mai, no, ti succede, sii prudente, ecco, fuggire l'occasione, Signore, misericordia, perdonami. Quando preghi col cuore questa preghiera, come nella confessione, puntualmente arriva il perdono. Allora, ringraziamo Dio che ci dà sempre la sua misericordia, anche se siamo peccatori. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. Siamo di nuovo in studio, fratelli e sorelle, per la parte finale di questo nostro appuntamento di oggi. Fratelli e sorelle, recitiamo insieme la preghiera per il tempo di Quaresima che trovate in descrizione. Mio Signore, ti amo sopra ogni cosa, ti ringrazio per questa meditazione giornaliera. Oggi mi sono commosso nel sapere che mi ami tanto, che mi proteggi dagli attacchi dell'inferno. Mi commuovi, Signore, quando ti vedo inchiodato sulla croce per me, deriso per me. È tutto per amor mio e del popolo di Dio. Aiutaci, Signore, a capire quanto ci ami, che quelle ferite sul tuo corpo sono per il riscatto dei miei peccati. Non voglio più farti soffrire con le mie mancanze, egoismo, invidia, gelosia, arroganza e con tutte le altre cose che ti fanno male. Desidero il paradiso, come disse San Filippo Neri, che solo tu mi puoi donare con tanto amore. Dammi, Signore, la forza di continuare a lottare contro le insidie del demonio. Con il tuo aiuto posso fare ciò che mi chiedi, ma solo se tu, Signore, sarai al mio fianco. Io ti amo e ti amerò per sempre, mio dolce Signore. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, adesso preghiamo per i vostri cari defunti, per le anime del purgatorio e per i defunti delle famiglie Martino e Donadi. Vi offriamo, o eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede sinistro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua madre amatissima, presente al Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen.
vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede destro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre affettuosissima, presente al Calvario. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del Purgatorio. Il sangue preziosissimo uscito dalla mano sinistra di Gesù vostro Figlio e il dolore di Maria, sua Madre dolcissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano destra piagata di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre dilettissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del Purgatorio. Il sangue preziosissimo e l'acqua uscita dall'aperto costato di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre amorosissima, presente sul Calvario nel momento di questa apertura. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Se volete ricordare anche voi i vostri cari defunti, potete scrivere alla congregazione tramite WhatsApp al numero 02 56 56 78 24, oppure tramite email a discepolidimaria@gmail.com. Saluto con affetto tutti i fratelli e sorelle che ci hanno seguito dagli ospedali e dalle case di riposo. Saluto tutti i fratelli e sorelle che ci hanno seguito dal Cenacolo della Sera. Saluto tutti i fratelli che mi hanno ascoltato da Međugorje e Italia TV e tutti coloro che mi hanno ascoltato da Radio Missione Giovani. A voi tutti auguro una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti con ogni benedizione dal cielo per sempre. Grazie per averci seguito anche oggi. Pace bene, Ave Maria.